Davide, la prima domanda canonica, presentati. Sono Davide Schioppa, ho 40 anni, penso in napoletano, mi incazzo in romanesco e vivo milanese. Quello che dico sempre è che pago i miei debiti di gioco con la vita producendo più o meno delle reclame. I tuoi debiti di gioco con la vita? Interessante, vai. Adesso, quindi è già narrato, per cui è già un po' in qualche modo introdotto un po' il tema. Allora, ti occupi di podcast, sì. In particolare Podcast Story, hai fondato Podcast Story. Magari velocemente mi racconti cos'è? Podcast Story è la prima podcast factory che è nata in Italia nel 2019, quindi molto prima che scoppiasse, un attimo prima che scoppiasse il fenomeno podcast anche da noi in Italia. Il core business di Podcast Story è quello di aiutare le aziende a raccontare i propri valori attraverso delle voci e attraverso delle storie. Oggi Podcast Story ha 4 anni, è presente in Italia, è presente in Spagna, quindi è un po' l'orgoglio perché da piccola startup siamo riusciti anche ad uscire fuori dai confini nazionali, è una realtà di 29 persone, quindi tanto lavoro, tanta soddisfazione, seguiamo questo trend di questo piccolo segmento che insomma si sta imponendo nel mondo del content. Ti faccio una domanda secca, chi sono per te gli innovatori? Allora, gli innovatori per me sono quelle persone che guardando al passato riescono a progettare degli strumenti, dei metodi, delle strategie per arrivare in maniera facile e comoda al futuro. Allora, siccome mi sembra figo la definizione che hai dato, ti butto lì una sfida. Sì. Se hai voglia di coglierla, Vai, vediamo. Allora, come forse sai, Digital Innovation Days è piattaforma che osserva l'innovazione e osserva ovviamente anche il digitale e ci stiamo un po' allargando per cercare di capire come dar continuità rispetto ad un evento che si svolge in 3 giornate, importante, un'occasione di networking o altro. Il podcast è sicuramente, secondo me, un elemento fondamentale ed è quello che consente di interconnettere le persone durante tutto l'anno. E visto che serve la definizione di innovatori, e se ti buttassi lì l'opportunità magari di fare un podcast insieme? L'accetto volentieri e te la rilancio. Mi ha detto no, rilancio sapevo che mi complicavo la vita. Essere competitivi. Ok. Allora, tu mi sfidi, io ti dico, lo facciamo, okay. Ma lo facciamo in 30 giorni da oggi. Per cui vuol dire che il 26 di novembre, 6 novembre siamo online. Date. 26 di novembre siamo online. Io accetto la sfida, tu l'hai accettata, adesso l'impegno se ne sei andati. Ci vediamo il 26 di novembre.